Allora, segretario, cominciamo subito parlando delle elezioni dell'RSU. Voi esattamente che cosa contestate? Ma noi siamo molto critici perché questo è un meccanismo elettorale che non consente una vera democrazia sindacale, anzi che è stato fatto per impedirla. Per quale motivo? Prima di tutto perché per partecipare bisogna presentare una lista in ognuno degli 8.400 istituti italiani, ma non lo si può fare di fatto perché non c'è il diritto all'assemblea in orario di servizio per trovare chi si candida e chi sottoscrive le liste, diritto che non viene concesso neanche quando hai presentato la lista, per cui gli altri sindacati, i famosi pronta firma, i confederali, gli autonomi, possono tranquillamente presentare il loro programma, noi no. In più, tutti capiscono che una consultazione del genere che non prevede la presentazione di liste nazionali, per cui ti possono votare solo in quelle scuole dove hai presentato la lista, per invece definire una rappresentatività sindacale, è assolutamente ridicolo. Sarebbe come se nelle elezioni politiche i partiti dovessero presentare una lista in ogni seggio elettorale. Infine, c'è un'altra cosa molto importante. Va da sé che noi chiediamo le elezioni nazionali. L'altra cosa molto importante è che il meccanismo che attribuisce la rappresentatività prevede il necessario raggiungimento della soglia del 5%, ma di media, fra iscritti, cioè la percentuale di iscritti che ha un sindacato sul totale dei sindacalizzati e voti presi. Questo fa sì che siccome tutte le organizzazioni tradizionali hanno almeno il 10% degli iscritti su quel 35% che è sindacalizzato, questi sono rappresentativi anche se non prendono neanche un voto nelle elezioni RSU, mentre le sigle nuove devono toccare almeno il 9% nei voti ed avere almeno l'1% sul totale dei sindacalizzati, ma quando si tratta di voti stiamo parlando del 70% che va a votare. Secondo voi, quali sono le caratteristiche che deve avere una figura del genere? L'RSU di istituto? Ma l'RSU di istituto deve avere più o meno le caratteristiche che ha, però con maggiore, magari con maggiore autonomia rispetto ai vincoli del contratto nazionale. Il problema è che l'RSU di istituto non incide per nulla rispetto alla contrattazione nazionale, alla quale invece vanno solo le organizzazioni che hanno raggiunto il 5% di media, come dicevo prima, fra i voti presi nell'RSU e i sindacalizzati. Invece sarebbe bene che magari anche quelli che vanno alla trattativa nazionale venissero eletti su lista nazionale. Questo rappresenterebbe una democratizzazione molto forte anche per le altre organizzazioni che invece scelgono in modo singolare come segreterie chi mandare alla contrattazione nazionale, non sono neanche i loro iscritti a farlo. Per quanto riguarda la trattativa sul contratto nazionale, siamo ancora, diciamo, in alto mare. Praticamente siamo intanto senza contratto dal 2019, quindi siamo entrati nella terza annualità di vacanza contrattuale non recuperata. Ci sono stati vari accordi preliminari che non hanno sortito grandi effetti. Quello che adesso dovrebbe essere disponibile, ma nessuno parla di contratto, darebbe un 45 euro netti, diciamo medi, dopo 3 anni di vacanza contrattuale, dopo la pandemia che ha esteso moltissimo gli oneri dei docenti e del personale ATA, e non si sa neanche quando, cioè probabilmente a fine 2022, adesso con la cosiddetta economia di guerra, rischia di sparire anche questo contratto. Peraltro, il contratto a cosa servirebbe? Qui c'è un altro punto fondamentale. I colleghi, la categoria non sa perché poco e mal sindacalizzata. Una questione fondamentale: noi dal 93 non possiamo avere aumenti superiori all'inflazione programmata l'anno precedente al contratto dal governo.
Il che vuol dire che noi abbiamo dal 93 in poi decrementato i contratti e siamo diventati i peggio retribuiti dell'Unione Europea. Questo per legge. Questo è vergognoso perché abbiamo uno stipendio che è pari alla metà di quello degli insegnanti coreani. Ed è vergognoso anche, ed è vergognosa la gabbia che impedisce per esempio l'aumento dell'indennità di funzione docente, ma per fare questo ci vuole un contratto specifico per la scuola che non sia copiato da quello del pubblico impiego, e nella scuola la funzione prevalente non è quella dell'impiegato, ma è quella di insegnanti e anche collaboratori scolastici che hanno per esempio l'onere della vigilanza e che quindi rischiano anche di andare in galera solo per un ritardo la mattina e poi insomma dovunque si sa che la funzione docente non è funzione impiegatizia, però questo contratto ci hanno regalato grazie anche a CGIL, CISL, UIL e a tutti quelli che hanno supportato la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.